Sono pazzi. Alfredo, non mi devi credere. Io sono rimasto talmente scosso che per rimettermi ci vorranno 2 mesi. Ci vorranno. Tu e io. Non sono passati più di 3 giorni che eravamo qui, io, seduti proprio qui a giocare a scopo fino a mezzanotte. Stamattina, quando ho saputo la notizia, mi sono sentito tanto male. E ancora non mi sono rimesso. È stato come un fulmine. Guardate là, guardate. Guardate là, un uomo massiccio, con una salute di ferro. Io non ci posso pensare. Quando lo incontravo per le scale, appena lo vedeva, alludendo a quel bel colorito che aveva, che si poteva tagliare a fetta, lo dico a voi, appena lo vedevo, don Gennà, buongiorno, siete uscito dall'ospedale, eh? E io si faceva una bella risata. Oh, mamma mia, ma che cosa siamo, né da un momento all'altro, che non è, don Gennaro sparisce, non esiste più. Non esiste più. Non esiste più, lo devo dire io. Voi state zitto. Non ci si può pensare. Volontà di Dio. Per me? Chi è? Poi logo io. Buonasera. Un funerale l'hanno fatto? Sì. Certamente, non potevamo aspettare voi. Lo so. Ma che fa? Che va a fare? Ho litigato con mia moglie, va bene? C'è la vitamina inferno a casa, l'inferno. E la dannata. Sceglie i momenti precisi, capito? Mi rovina le occasioni più belle. Più belle, nel senso che capisce quando io metto interesse a una cosa. E capito? Vai là. Anna, ma in queste occasioni un disgraziato non sa che cosa dire. Lo so. Il dolore è vostro. Il dolore vero è vostro, perché voi siete la compagna. Il nostro è un dolore, sì, ma un dolore di compagni di lavoro, di fratellanza, queste. Ma la compagna vera siete voi. E voi dovete piangere. Piangete, donna mamma. Voi dovete piangere, perché noi non possiamo. Noi siamo virili, perché se non fossimo virili e sprezzanti, anche la buonanima di Don Gennaro dall'altro mondo direbbe, ma voi che compagni siete? Vi mettete a piangere come dei bambini? Che cos'è? Mentre perché i compagni di una compagnia di lavoro, virili e sprezzanti, devono chiudere dentro tutto quello che vorrebbe uscire fuori. Sì, è vero, qualche volta una lacrima la versiamo anche noi, ma è sempre furtiva, no? Perché siamo virili. E poi, che vi devo dire, donna mamma? Io vi dico che virili e sprezzante come sono, io, Pietro Tuppo, che ha litigato con la moglie, e ve lo giuro sulla testa dei miei bambini che si è andato a casa, ho trovato ancora tutta la pasta e fagioli sparpagliate per terra, e gli ha gemenato in faccia e me ne sono andate. Io sto digiuno, donna mamma, sto digiuno, e ve lo giuro sull'anima santa di Don Gennaro che io mi amare pam, io mi amare pam, ma non mi importa. Non mi importa perché sono virile, virile e sprezzante, e non voglio dire quello che non so dire perché, onnamal, le parole sono parole, ma la libertà è la libertà, è la libertà, è il paolo da accennare dall'altro mondo, che era compagno virile e sprezzante come noi, non doveva morire, non ci doveva morire, non doveva morire, non doveva morire, non ci doveva morire, non doveva morire, non doveva morire, non doveva. E voi finitela, donna mamma, non vi fate vedere piangere, basta mo, poi là, tutto per te, tutto per causa tua, mo è contenta, se ne è andata, è contenta, andiamo donna Maia. Andiamo, donna mamma, facetemi sta carità, voi volete bene a Carmelo, e allora non dovete piangere. No. Eccomi qua. Ho chiuso il mezzo portone e sono nuovamente a vostra disposizione. Se avete bisogno di qualche altra cosa, comandatemi. Marito mio. Ma com'è successo la disgrazia? Bello e buono. L'altra notte si è ritirato verso mezzanotte e un quarto. Mezzanotte e 20, io ero ancora sveglio, sì. Lui come entrò, guardò l'orologio e disse, dico è mezzanotte e 20, tu sei ancora all'impiedi. Non avevo sonno, disse io, mi sono trattenuto per prendere un po' d'aria. Dico, disse lui, io ti devo pagare 2 sigare toscane e 4 giornali. Sono precisamente 350 lire, domani regoliamo, domani. Chi l'avrebbe detto? Beh, adesso farete come dico io, e senza discutere. Senza discutere, ho detto. Beh, venite su da me e vi pigliate una bella tazza di brodo bollente. No, non voglio. Di brodo bollente, zitta, Mosca! Se no non vi voglio più bene e non mi stimo più. Avete capito?
Venite su da me, ma che volete che adevate bolette? Sì, che ne vogliamo fare un altro di funerale. Non vogliamo fare nato. Andiamo a me, venite su. E Nicola mette in ordine la camera. Ma si capisce. La camera di Don Enrico. Non voglio dispiacerlo per nessuna ragione, quello è tanto amabile. Non ci sta mai perché fa il commesso viaggiatore. Sì, un vero galantuomo, pago puntualmente. Ha scritto da Milano che deve arrivare stasera. Se trova la camera in disordine mi dispiace. No, mamma mia, perché che vuol dire? Questa è una camera di passaggio con la porta d'ingresso là, lo capirà benissimo. Voi certamente non avete occupato la sua camera per fare un tavolo di canasta. Voi un morto ci avete messo, donna Ma. Sono tutte chiacchiere inutili. Adesso pensa a mettere la roba come stavo prima, così non ci sarà nemmeno bisogno di dirglielo. Andiamo in cena in coppia, andiamo in cena in coppia. Chi è? Sono io, aprite. Don Enrico. Perché? Vabbè, adesso glielo dico io. Nico, va a bravo. Va a stanno ancora io, per terra. Il quarto candela a tua il nuovo. Oh, una sedia? Sì. So, una sedia che non mi regga in piedi. È una vitaccia che non posso fare più. Non ho l'età, non ho la salute. È una lotta impari. Di nome, devo avere perlomeno 39 di febbre. Ho preso una pioggia torrenziale tutto sulle spalle a Milano, un'ira di Dio, un tempaccio. I primi brividi li ho avvertiti in treno. Sono guaiato, e come faccio? Io domani devo ripartire. È un affare importante, 4 balle di cotone idrofilo. Un affare buono, un prezzo irrisorio da fallimento. Non è possibile, devo ripartire, se non ci vado io, chi ci va? Meno male che sono entrato in farmacia. Ho detto di mandarmi il primo medico che arriva. Di mandarmi. Nico, tu che fai qua? Ma che state? Anna Carme, che è successo? Donna mamma, perché piangete? Vostro marito dove sta? Non ci sta più! Non esiste più! Don Enrico, abbiamo perduto il nostro angelo. Ci ha lasciati soli. Quanto vi voleva bene e quanto vi stimava. Diceva sempre... Tienetelo caro, Don Enrico. Non ho visto mai un galantuomo più puntuale di lui nei pagamenti. Tienetelo caro. Non mi lasciate pure voi. Non abbandonate questa povera infelice che è rimasta priva di marito e di risorse. Marito mio! Marito mio! Salute. Grazie. Ieri sera a quest'ora è morto. No, mezzanotte e 20 ci stiamo fatti il sicario. Oh, ma voi che mi dite? Oh, immagino donna Amalia. Si è scimunito. È scemo, non capisce niente più. Un'ora fa, quando hanno portato via il cadavere, sapete, viene quel momento di confusione. Non si possono avere 100 occhi. Né, è riuscita ad aprire il balcone. Se non la ferma a tempo, staremo piangendo 2 cadaveri invece di 1. L'avete potuto evitare una volta. Appena tengo un momento di tempo, ho fatto. Ma non lo dite neanche per scherzo, Anna Ma. Che volete fare? Sicché il funerale l'avete fatto poco fa. Sì, venivo un'ora prima, avessimo visto. Che peccato, guarda. Che volete fare? Adesso donna Maliuccio li farà come dico io. Stanotte dormirà a casa mia. E se no avatte, le piglia. Ma naturale, seguite i consigli di donna Carmela, che è una persona saggia. Anna Ma, che volete fare? Rassegnatevi. È una strada che dobbiamo fare tutti quanti. E speriamo che Don Gennaro sia andato a pregare tanto per voi e un poco pure per me. Perché... Anna Ma, vengono da loro qua dietro, alla schiena. E poi alla spalla che mi tortura. Questi sono... dolori che mi preoccupano, perché io ho paura della polmonite doppia. La paura? Che io la penicillina già l'ho fatto un paio di volte, quindi su me non attacca più, capito? Non voglio mai così, la pleurite la ebbe da ragazzina. E vedo pure ombrate, vedo, Dio lo sa. Voi chi siete, i compagni di lavoro della Buonanima? Precisamente.
Siamo venuti a fare il nostro dovere verso il compagno scomparso e a congratularci con la vedova. Vi arrivate tardi. Questo dipese da me. No, non è dipese da me. Non è dipeso. Certo, povero uomo. Basti, io me ne vado a letto. Eh? Oh, non mi reggo sulle gambe. Già andato a letto? Come no? Nico, fammi il piacere, appena arriva il dottore, accompagnalo su e lo porti in camera mia. Vabbè, ma aspettate un momento, è presto, già avevo coricato, don Enrico. C'ho la febbre alta, e mi sembra di avervelo detto. Sì, no? sì, come no? Voi l'avete detto, la tenete pure. Beh, ma aspettate un momento, siccome vorremmo mettere un po' in ordine la camera. Sì, no, è un po' in disordine adesso sì. La camera, aspettate, don Enrico, facciamo così, un po' di pazienza. Io porto su donna Amalia, poi scendo e in due minuti, e Nicola, mettiamo in ordine la camera, va bene? Andiamo. Chiama donna Amalia, la porto su, là c'è sta mia sorella, i bambini, così vi distraete un po'. Ma che mai ti ha distratto? Andate, donna Amalia. Sei fatta una bella cosa, hai pensato solo a te. Non ti sei ricordato che eri ammogliato e che lasciavi una povera donna sola. Amalia. Così, lasciata male, da un momento all'altro. Don Enrico, curatevi. Mio marito l'altra sera tornò a casa con la stessa febbre. 38, 39, 39 e mezzo. E mo sta sottoterra. È uno strazio, povera donna. Ma dimmi una cosa, Nico, perché donna Carmela ha detto che la camera mia si deve mettere in ordine? La mia camera deve essere sempre in ordine e io pago puntualmente. Quando torno da un viaggio mi voglio coricare, specialmente stasera che ho la febbre addosso. Ma ecco, ieri sera quando è morto don Gennaro non si è potuto sistemare degnamente qui. Questa è una camera di passaggio e logicamente ha un sacco di amici. E infatti stamattina è stata una processione di gente a venire a visitare il morto. E allora, che figura avrebbe fatto la moglie, no? E allora si è pensato di sistemarlo in camera vostra che è grande, bella e ariosa. Vabbè, ma l'aria che ne faceva, don Gennaro? Per quelli che sono venuti a visitarli, no? E poi certamente a voi questo non vi spaventerà perché siete un uomo, no? E poi non l'avete visto. Vabbè, ma... Nico, sembra un morto, questo che manito. Era un santo uomo, cavaliere. Quante volte si è adoperato per farmi far pace con mia moglie, mamma. Non diceva male di nessuno. Ma questo non significa niente. Permessi, amma, Nico, presto, mettimi in ordine la camera. Ecco, come no. Una mano. Ormai, ci troviamo. Non è riscusato. Una maggia al caro scomparso. Piano, andate a me. Un momento. Professore, scusate, Attenzione! State d'accordo! Ancora c'è roba, ancora! Donna Carmè, qua dovete fare questo servizio. Do fastidio? No. Che siamo?
Mamma mia, abbiate pazienza, donna Enrica. Scusate tanto, ma qua da ieri in questa casa non si trova pace. E capirete, quella disgrazia è accaduta così da un momento all'altro. Ad ogni modo, se avete bisogno di me, mi chiamate dal balcone. Eh? Se poi vi fa impressione dormire in quella camera, volete venirvene sopra da me? Non fate complimenti. No, donna Carmela, io mi devo mettere subito a letto e poi aspetto il dottore. Già. Quello viene, mi fa una visita. Mi metto sotto le coperte, faccio una sudata e se ne parlo domani mattina. Certo, il morto mi fa impressione, si capisce, ma se vengo a dormire sopra da voi può darsi che la febbre aumenta, ma grave, resto in casa vostra. No, e allora è meglio qua, ecco. Vi vado a fare il letto. Sì, grazie. È morto con la bocca aperta. Ora, voi, questo qua, levami. Abbiamo finito. Se mi serve niente più. Grazie mille. Buonasera. Buonanotte. State con voi. Buon riposo. Obbligato. Arrivederci. Come scontato. 39. Riguardato. Arrivederci, non so. Grazie di tutto. Buona notata. Me ne vado pure io, Mi serve niente? L'unica cosa, appena arrivo, dottore, me lo mandi subito su. Non dubitate, riguardatevi, curatevi, mettetevi a letto e fate una bella sudata. Sì, sì. Avete visto? Potevate immaginare una morte così repentina. Le ultime parole me lo disse l'altra sera rientrando. Dice, Nicò, ti devo pagare 2 sigare toscane e 4 giornali. Sono precisamente 350 lire, domani ne coliamo. Domani, stare covando con l'aldilà. Ieri sera a quest'ora stavo esposto in quella camera là. Là, vedete? 4 candele, fiori, 2 monaco, il carro del municipio e ti saluta. E chiuso libre, cioè no, curatevi. Non gridare, ma... No, è il dolore, curatevi, la morte non guarda in faccia a nessuno. Stata buona, a nessuno. Nico. Ecco fatto. Don Enrico, letto è pronto, Grazie. Io me ne vado sopra che tengo anche la scema abbandonata. Vi ripeto, se mi volete mi chiamate dal balcone. Sì. Ve lo dico, Don Enrico, se volete dormire a casa mia non fate complimenti. Donna Carmela, aspetti il dottore e poi ho paura di stare male. Vabbè, io certo che non ci ho dormesse. Statevi bene. Arrivederci. Mi leva a casa. Buona cura. Me lei hai sistemato cura. Proprio davanti, questo che manito. Statevi bene. Buonanotte. Curatevi. Rimane. Curatevi. State buono. Ho portato una candela per fare luce al dottore, al secondo piano si hanno fregata la lampadina, calmatevi. Calmatevi, venite dottore, venite. Messo. Don Enrico. Buonasera. Buonasera. Brutta cera, Brutta cera. Prego, si accomodi. Grazie. Grazie. E allora? Ecco qua. Dottore, io
per la mia professione sono costretto a continui viaggi. Ieri a Milano è stata una giornataccia, sa, quel clima rigido, una pioggia, tutto addosso. E così stamattina in treno ho avvertito i primi brividi di freddo. Sì. Gli occhi lucidi tutti nello scompartimento che mi guardavano. E allora... Adesso facciamo una bella visitina, eh? Si spoglia intanto, su. Dottor, la candela ve la lascio qua. Sì, ve la riporto io. E curatelo. Curatelo bene. Vedete com'è delicato. Curatelo. Permettete. Sì, sì, sì. Suda molto, eh? Vabbè. Facciamo presto. Ti accomodi, facciamo prestissimo. Una visitina in fretta. Ti accomodi, sì. Sì. Bottoni, per favore. Respiri, scusi. Respiri forte, forte. Mi scusi. Pronto? Sì, sì, sì. Respiri forte, forte. Ecco. È qua che mi fa male. Respiri. 33. 33. 33. 33. 33. 33. Tu su un bel respirone. Sentiamo il cuore. No, il cuore è forte. Lo credo. Abbia pazienza, trattenga il respiro qualche secondo. No, no. Niente di grave, non ci sono lesioni per... diamine il respiro. Non ci sono lesioni per ora. Ma bisogna fare attenzione perché questi casi influenzali non si sa mai quale proporzioni possano assumere. Sì, sì, sì. Ci sono molti casi di broncopolmonite adesso. Ci sono. Sì, diamo. L'epidemia. Senta, io non le prescrivo medicine, per principio sono contrario alle medicine. Io penso che il miglior medico di noi stessi è l'organismo. Sì. Semmai domani. No, 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 e io domani devo partire. No, 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 no. Io non le posso permettere assolutamente. Lei che stasera si mette a letto, si riposa, fa una bella sudata. Sì. Sì. E ci vediamo domani. Se ne va? Eh sì, perché non... Già, ha molto da fare. No, oddio, non è che io... Non è che io abbia... abbia molto da fare, ma sa, la sì. Famiglia... Sì, è ammogliato. Sì, sì. Ho due figli. Che sono? Bambine. Oh, sì. Che bella cosa la paternità, Due femminucce. Sì, una di 10 anni e l'altra di 7. Magari lei avrebbe preferito il maschio. No. Nessuno è felice su questa terra. No, no, io sono felice, sa, per me maschio o femmina. No, non lo dica, non lo dica, perché dall'occhio si vede che lei avrebbe voluto il maschio. Oddio, non lo nego se fosse venuto, ma... Il maschio è il continuatore delle orme paterne. È medico specializzato lei? No, no, io sono medico chirurgo. Ah, ecco perché lei non ama le medicine. Beh, ma non le escludo, sa. Qualche volta, con molta parsimonia. Vede, io credo in 3 medicine soltanto. Ah, sì. Tintura di iodio, sublimato e olio di ricino. E sa perché? Perché sono le 3 sole medicine che una volta somministrate dimostrano con evidenza realistica il loro effetto. Già. Oggi tutto è realismo. Già. Che ne dice dei film realistici?
Sai, io non mi occupo di cinema. Ti saluto, arrivederci. Aspettate. Ma no, perché dovrei aspettare? Si è fatto tardi oramai. Non mi lasci solo. Ma perché? Cosa c'è? Dottore, io le dico la verità. In quella camera dove io dovrei ricoricarmi, fino a un'ora fa c'è stato un morto. Guardi, candele, io di Dio, lei può capire il mio stato d'animo. Sì, sì, capisco, può fare una certa impressione, va bene. Dico, non pretenderà che io mi corichi con lei. No, no, è che mi coricare addirittura, no. Che c'entra? Lei è così intelligente. Dottore, facciamo quattro chiacchiere. Senta, io devo... Deve cenare. Bravo. Allora, mandiamo a prendere qualche cosa al ristorante accanto, una matriciana, qualche... Dicevando il portiere. Ma ci mancherebbe altro. Mia moglie mi aspetta. Insomma, il suo è un fenomeno di pura suggestione. Avere paura di un morto. Ma lo sa lei che cos'è un morto? Un morto è un uomo completamente disarmato. Disarmato sul serio. È un combattente della guerra eterna al quale la natura ha tolto la sua arma segreta, l'anima. Io posseggo ancora quest'arma. Lei la possiede ancora. Io posso avere paura di lei. Lei di me. Ma di un morto. Che paura si può avere di un morto? Stia tranquillo e vada a riposarsi. E cerchi di sudare, eh? Buonanotte. Senta, voglio spiegarmi meglio. Permette, io mi fumo una sigaretta perché non ne posso fare sì. a meno, eh? Io non fumo, io... Dunque, se per degli strani interessi miei personali io mi fossi introdotto qui in casa sua con l'intenzione precisa di puntare la mia arma segreta, cioè l'anima, contro di lei, se io le dicessi, dammi il portafoglio e io ti ammazzo, se l'avessi scambiato per un amico al quale io avevo deciso di fare la pelle, se per errore la facessi a lei, lei legittimamente dovrebbe difendersi, no? O tu o io. E allora per disarmarmi completamente, interamente, lei non potrebbe fare altro che uccidermi. Non c'è altro mezzo per rendere inoffensivo un uomo. Perché se lei riuscisse soltanto a ferirmi o a mettermi in fuga, la mia arma segreta continuerebbe a funzionare contro di lei. Funzionerebbe con l'astuzia, con la furberia, con la calunnia, con la diffamazione, con la vendetta, con l'aggressione. Buonanotte. Non va, caro, gli puoi sbagliare, lo dico con buone, capito? Sia felice di dormire solo con il ricordo di un disastro. Ma guarda, capito, no? Se te sta frate. Ah, sì, se ti sta frate. Guarda, frate, mi ha fatto. A me 2 miliardi di che ti ha prestato. Quali 2 miliardi che mi ha prestato? Ti devi salire. Uè, non ha come ci ha fatto solito tu, capito? Ma io ti faccio uscire un bruglione, poi sei 2 miliardi. Guarda, bruglione, parlo fuori, se non ti gli ha fatto. Ma va, che, anche gli ha fatto. Se non ti gli ha fatto, capito? Ma che dico, questo sta zitto, ecco. Ma voi giù, andare a fare. Ma voi giù, andare a fare. Ma che succede? 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 Ma che Dottore, non c'è tempo da perdere, un ferito. Ma che è successo? Uno è scappato, evidentemente il feritore, perché aveva tutta la camicia sporca di sangue. L'altro l'abbiamo trovata stesa a terra. Hanno litigato per poche lire, che schifo. Povera umanità, venite, dottore, venite.
Se non è completamente disarmato, forse potrò fare qualche cosa per lui. Andatevene a letto. Buonanotte. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. A domani. A domani. Scusa, sai. Scusa tanto.